Allora, oggi, ripeto, ho deciso di fare un po' di teoria della misura moderna, speriamo di piaccia, c'è tanta teoria della misura, però è un avanzamento significativo rispetto all'integrale di... Allora, noi abbiamo uno spazio X che deve essere uno spazio di misura. Voi avete già incontrato, adesso aggiungo che cosa serve per fare uno spazio di misura, però voi adesso l'avete sostanzialmente già incontrato, perché quando avete fatto il modulo di probabilità avete fatto uno spazio di probabilità. Lo spazio di probabilità non è altro che uno spazio di misura dove la misura di tutto l'insieme è unitaria. Come è fatto uno spazio di misura? È una terna x, sigma e mu. Allora, x è un insieme. Sigma è quella che si chiama una sigma algebra. I francesi la chiamano attributo, però molto più frequente che la chiamate, che lo troviate indicato come sigma algebra. Che cos'è una sigma algebra? Cioè una sottoinsieme di P di X, se vi ricordate questo è l'insieme delle parti di X, quindi una famiglia di sottoinsieme di X, che soddisfa tre proprietà. Allora, state bene attenti perché queste proprietà in qualche modo vi destabilizzeranno, perché ne avete incontrati di simili ma non sono esattamente le stesse e quindi la cosa cambia. Prima proprietà: il vuoto e tutto X sono elementi della sigma algebra. Allora, se vi ricordate, vabbè, vediamo la seconda proprietà. Se E con N è una successione di insiemi della sigma algebra, allora l'unione per n che va da 1 a infinito degli E con n e è ancora un insieme della sigma algebra. Ok? Prima di aggiungere la terza proprietà, mi sapreste dire una famiglia di insiemi che goda di queste due proprietà? Qualora avessimo una topologia su X, qual è una famiglia di insiemi che gode sicuramente di queste due proprietà? G, A e aperto. Anzi, se vi ricordate, la proprietà degli aperti era che il vuoto e tutto l'insieme fossero aperti, unione qualunque, non solo numerabile. Quindi qua ci limitiamo al fatto di avere un'unione numerabile. Però adesso c'è la terza proprietà che scombina tutto, perché la terza proprietà è che E appartiene a sigma se e solo se X meno E appartiene a sigma. Quindi se un insieme fa parte della sigma algebra, il suo complementare deve far parte della sigma algebra. Ok? Questa proprietà rende questa famiglia molto più flessibile. Per esempio, supponete che gli aperti siano
appartenenti a una certa smartura, gli aperti di una certa topologia siano appartenenti a una certa smartura. Se si gli aperti che sono appartenenti alla smartura, anche i chiusi, che sono i complementari degli aperti, devono appartenere alla smartura. Quindi in realtà nei casi concreti spesso se abbiamo un insieme, per esempio uno spazio metrico, molto spesso gli aperti, i chiusi apparteranno alla simmagio. Cioè in realtà c'è proprio una definizione: se tu c'è uno spazio metrico, la simmagio più piccola che contiene gli aperti, i chiusi eccetera, si chiama la simmagio dei boreliani. Però questo diciamo già esula dal nostro scopo. Io voglio fare questa settimana, queste due settimane, una specie di Bignati, diciamo un riassunto molto sintetico. Ok, quindi abbiamo, per avere uno spazio di misura, abbiamo un insieme, abbiamo una famiglia con queste proprietà. Vedremo che molto spesso, quasi tutti, a volte possiamo metterci anche tutti sugli insiemi, però nei casi che ci interessano di più, le simmagre non conterranno sempre tutti sotto insieme dei dischi. Gli insiemi della simmaggiore si chiameranno misurabili. Okay? Questi corrispondono agli eventi di probabilità, quelli per cui puoi calcolare la probabilità. Non tutti, nei casi, ripeto, nei casi concreti delle simmaggiore che andremo a considerare, avremo che non tutti i sottoinsiemi di X saranno misurabili. Quindi non tutti gli eventi, cioè non tutti i possibili sottoinsiemi di X, nel caso di spazio di probabilità, avranno una probabilità. Ok? Qual è? Chi è invece mu? Mu non è altro che una funzione da E che appartiene a sigma a valori di 0 più di D. Fate attenzione che la misura, questa si chiama misura positiva, adesso deve soddisfare anche una certa proprietà. Però fate attenzione che le misure possono anche valere più infinito in generale. Poi se parliamo, quando parleremo di una misura di probabilità, no, la misura sarà a valori da 0 e 1. La misura di tutto x farà 1. Quello è, diciamo, il caso che avete affrontato prima della probabilità. Ok? Qual è la proprietà che deve soddisfare questa mu? Allora, mu deve soddisfare questa proprietà, tale che se e con n è contenuto in sigma, se e con H intersecato e con K è uguale al vuoto per H diverso da K, quindi abbiamo una successione di insiemi misurabili, cioè di elementi della simmalgebra, a 2 di disgiunto. E se indichiamo con E l'unione di E con N, allora quale deve essere secondo voi la proprietà fondamentale di una misura? La somma della serie di muti e con N. Oh, qua non ci sono equivoci, non ci possono essere equivoci, perché una misura del genere si chiama misura positiva, perché appunto essendo cioè una misura che associa agli insiemi un valore maggiore o uguale a 0,
quando è che questo valore può fare più infinito? Per esempio anche qua, se la serie diverge, questa è una serie a termine di segno positivo, non negativo, quindi può solo o convergere o divergere. Se diverge positivamente, se anche, dice, ma tu potevi avere che già uno di questi faceva misura più infinito, se uno di questi fa misura più infinito vuol dire che la somma della serie è più infinita, stop. Chiaro? Quindi non ci sono ambiguità. Siccome qui cioè non compaiono forme indeterminate, no? Perché quando faccio somme, se uno deve chiaramente la somma fa più infinito, la somma si ricorda fa più infinito. Una l'unica ambiguità che può capitare quando lavoreremo con le misure è che quando andrò a fare il prodotto 0 per infinito nell'ambito delle misure 0 per infinito, poi capiremo, specificheremo meglio, ok? Cioè nel senso che se avrò per esempio un integrale di una funzione che vale più infinito su un insieme di misura nulla, l'integrale vale 0. Però quello sarà figlio delle altre definizioni. Comunque questo è uno spazio di misura, questo è uno spazio di misura, spazio di misura. Questa è una definizione fondamentale. Spazio di misura è un insieme. Poi avete una famiglia di sottoinsiemi che sono gli insiemi misurabili, quelli della semantica, quelli che si possono misurare. E poi avete la misura che li misura, cioè associa a ciascuno di questi insiemi un un numero non negativo, va bene? Ok. Allora, per capirci, per orientarci un attimo, ma secondo voi se per esempio ho una misura di probabilità che mu di x fa 1, no? In quel caso la misura di probabilità è definita dal fatto che mu di x fa 1, se un insieme è misurabile e per esempio c'è una misura alfa, x meno e che misura deve avere? 1 meno alfa. È banale da qua, perché la misura di x, siccome, allora, cominciamo a vedere proprietà elementari, adesso ho la memoria, quindi può darsi che proprietà elementari della misura. Oh, badate bene, prima di fare queste proprietà elementari della misura, la misura, una misura, di qualunque misura, cioè nel senso che qua stiamo parlando spazio di misura con una misura positiva, stiamo parlando di qualunque insieme con una qualunque misura positiva. Questo cappello generale, questo schema generale va bene, per esempio, va molto bene per tutte le misure di probabilità, anzi, le misure di probabilità che studiate voi o sono misure di quella che avete studiato voi, erano misure di probabilità discrete che praticamente sono la combinazione di certe delte di Dirac, che sono delle misure, combinazioni commesse di certe delte di Dirac, oppure misure che si esprimevano come un integrale rispetto alla misura di Lebesgue. C'era della f di x che era la densità, no? La f di x era quella che voi chiamate pdf, ok? Che sono due casi molto particolari di questo, questo è uno schema più generale, ok? Ma per esempio questo schema va bene pure se voi studiate per esempio una distribuzione, fate elettrotecnica, studiate una distribuzione di cariche su una superficie, quella è una misura, perché la distribuzione di cariche su una superficie come si va a calcolare? Io voglio sapere quante cariche ci sono su una certa zona dello spazio,
devo andare a intersecare quella zona dello spazio con la mia superficie, poi faccio un integrale di superficie, di una densità superficiale di carica, e vado a vedere, faccio quell'integrale mi dà un numero, e quel numero mi dà quanta carica ci sta su quel pezzo di spazio. Ma in realtà la carica è localizzata solo su una superficie. Tutto questo si può mettere in questo schema qua, capito? Quindi questo qua è uno schema del tutto generale, non riguarda solo la misura di Lebesgue, che poi comunque diremo che è, ma riguarda qualunque tipo di misura. Uno schema ancora più generale di questo è quello delle distribuzioni, cioè le misure. Quando voi parlate di una delta di Dirac, non c'è necessità di andare a scomodare le distribuzioni, perché una delta di Dirac in realtà è una misura. Cos'è una delta di Dirac? Facciamo un esempio, quindi. Esempio. Prima di fare le proprietà di Dirac. Esempio. Io prendo un insieme X, prendo un punto X con 0 appartenente a X, prendo come sigma tutte le parti di X, chiamo delta di Dirac concentrata in x con 0 di E uguale a 1 se x con 0 appartiene a E e a 0 se x con 0 non appartiene a E. Stop. Questa è una misura. Si chiama delta di Dirac concentrata in x con 0. Allora, x è un insieme? Sì. Sigma gode di queste proprietà? Sì, perché sono, in questo caso tutti gli insiemi sono misurabili. Ok? Se sono tutti misurabili, queste proprietà sono banali, no? Perché io devo verificare soltanto che siano appartenenti alla famiglia. Se sono tutti misurabili, non devo verificare niente. L'unica proprietà che potrebbe non essere banale è questa. Ma quando io vado a fare un'unione disgiunta, questa qua si chiama unione disgiunta, cosa può succedere? A quanti elementi di quell'unione può appartenere x con 0? O a nessuno di questi, e allora non appartiene neanche a E, e allora qua mi viene 0, qua mi vengono tutti 0, somma di 0 fa 0. Oppure appartiene a uno solo di questi insiemi, allora qua mi vengono tutti 0 tranne uno che fa 1. E contiene x con 0, quindi viene 1 uguale 1 più tutti gli altri che fanno 0. Quindi questa qua è una misura banale. Quindi tutte quelle cose fantasiose che si inventano gli ingegneri per dire l'impulso, la misura è questa. Cioè non è che bisogna complicare più di tanto, basta semplicemente metterlo. Naturalmente non è che abbiamo fatto tutto il lavoro, perché il lavoro nasce proprio adesso, cioè io devo far vedere che queste misure servono a qualche cosa e godono di certe proprietà generali e diciamo, soddisfano determinati teoremi generali che posso applicare a ogni tipo di misura. Poi magari in qualche caso particolare, per delle misure particolari, avrò delle proprietà in più. Allora, dei teoremi che vedremo oggi stesso, per esempio il teorema Fatou, Beppo Levi, il teorema di Fatou e il teorema della convergenza dominante di Lebesgue valgono per qualunque tipo di misura. Ma per esempio un'invarianza per traslazioni, un'invarianza per rotazioni non valgono per tutte le misure, per esempio valgono per la misura che ti misura il volume nello spazio. Se tu prendi un oggetto, lo trasli, non deve cambiare il suo volume, chiaro? Prendi un insieme, lo trasli, il volume lo cambia. Viceversa, se tu prendi una certa zona dello spazio e la trasli, la quantità di carica che sta là dentro cambia, perché magari là c'è stato l'oggetto con la carica, tu ti sposti e la carica là non c'è stata. Quella misura lì non è affatto invariante per traslazione. Una delta di Dirac non è invariante per traslazione, perché io prendo questo qua, contiene x con 0, lo sposto qua, non contiene più x con 0, la misura di questo qua, la misura di questo traslato è 0. È chiaro? Quindi questo è uno schema, è un cappello generale che serve per dire che cos'è una misura. Allora,
Cos'è una misura, sostanzialmente? Una misura, possiamo dire, in modo un po' più rozzo, che è una funzione crescente di insieme, perché questa sarà una delle prime proprietà che vi definiamo, cioè più l'insieme è grande, più la misura aumenta. Crescente nel senso di non decrescente, può anche rimanere uguale la misura. Ma questa proprietà ci dice, ha un nome particolare, si chiama numerabilmente additiva, cioè che cosa è la proprietà della numerabile additività. Fate attenzione che la misura, l'unica cosa che noi abbiamo chiamato misura fino adesso, la misura di Peano Jordan, in R, in R2, in Rn, non è una misura. Perché se vi ricordate, la misura di Peano Jordan ci serviva a fare integrali di Riemann, però se vi ricordate, quando io prendevo l'intervallo 0,1 e prendevo tutti i razionali che stanno qua dentro, allora la misura di un punto, cioè la lunghezza di un punto, faceva 0. Però se facevo l'unione, l'insieme che conteneva tutti i razionali qua dentro, quello non era misurabile secondo Peano Jordan. Perché? Perché non conteneva nessun intervallo, insomma, l'integrale di Riemann di quell'insieme non c'è, la funzione caratteristica di quell'insieme non c'è, perché da sotto la minorante era 0, da sopra la maggiorante più piccola era 1, e quindi l'integrale di Riemann non esisteva, se vi ricordate. Però in questo caso, se vogliamo una misura che sia compatibile con la misura di Peano Jordan, cioè che estenda la misura di Peano Jordan, in quel caso cosa dovremmo fare? La misura dei numeri razionali contenuti in 0,1 quanto dovrà essere per forza? 0. Perché? Perché un'unione è numerabile. Siccome tutti i punti vanno a misura nulla, in quel caso, se vogliamo una misura che estenda la lunghezza elementarmente definita, quella misura su R deve fare, su questo insieme deve fare 0. Chiaro? Quella sarà poi la misura di Lebesgue, però ripeto, è un caso particolare. Adesso vediamo in questo schema generale, vediamo di andare a enunciare alcune proprietà della misura. Vabbè, ripeto, qua elenco probabilmente mi dimenticherò qualcosa, eh? Allora, prima proprietà, la misura del vuoto fa 0. Attenzione, diciamo, escluso i casi, anzi, in realtà basterebbe escludere uno. Ci sono due misure banali. Quali sono? Vediamo un po' se ci arriva da solo. Ci sono due misure che sono misure ma non servono a niente. Quali sono? Io ho un qualunque insieme, prenderò come sigma tutto P di X. Allora, ci sono due misure che sono sì misure, però non servono a un fico sì. Quali sono? Riuscite a immaginare una misura che sia una misura cioè la più semplice possibile? Quando ci mettiamo a tutti gli insiemi? Che misura ci mettiamo? Per esempio 0. Se io metto tutto 0 è una misura, perché se io metto tutto 0 tutte queste proprietà sono verificate. Però ammetterete che la misura nulla è banale, cioè non serve a niente. Che ci faccio? Tutti gli integrali che ci farò faranno 0, tutte le misure fanno 0 e non serve a niente. Ce n'è un'altra che è altrettanto banale e che non serve altrettanto a niente. Se invece di mettere 0 ci metto più infinito, se metto tutto più infinito, altrettanto le proprietà sono tutte verificate. Quindi
anche quella non serve a niente, perché qualunque integrale andrò a fare mi farà, cioè qualunque misura vado a fare mi viene più infinito, qualunque integrale una funzione, basta che ci abbia un punto, va bene. Se la funzione è maggiore o uguale di 0, basta che abbia un punto in cui è positiva e l'integrale mi fa più infinito. Se la funzione ha due punti in cui uno è positivo e uno è negativo, non si può integrare, cioè sono misure che non servono a un bifido. Ok? Quindi escludiamo quei due casi banali. In tutti gli altri casi la misura del vuoto deve fare sempre 0. È chiaro? Questo perché? Questo perché il vuoto è uguale all'unione per n che va da 1 a più infinito del vuoto. E allora, ma l'unione è disgiunta. Cioè io prendo che con n uguale al vuoto però niente, no? Allora l'unione è disgiunta. E allora, quando vado a mettere un numero che deve essere uguale alla somma della serie di se stesso, e due sono i casi, o viene 0 o viene più infinito. Più infinito mi dà la misura banale, che vale tutto più infinito, che se il vuoto vale più infinito, vedremo, tutti gli altri insiemi avranno misura più infinita. E quindi l'unico caso che rimane è che ci devo mettere 0. La misura deve valere 0 e quindi la somma di 0 deve fare 0. Non può essere un numero finito, perché se fosse un numero finito maggiore di 0, la somma farebbe comunque più infinito. Ripetuta infinite volte, no? Se voi fate somma per n che va da 1 infinito di alfa con alfa maggiore di 0, fa più infinito. Ok. Quindi, seconda proprietà. La misura dell'unione per n che va da 1, per h che va da 1 a n degli e con h, dove e con h intersecato e con k è uguale al vuoto per h diverso da k e h e k sono compresi tra 1 e n, deve essere uguale alla somma per h che va da 1 a n della misura degli e con h. Cioè, questa proprietà pure è banale, perché cosa sto dicendo? Sto dicendo che se la misura è numerabilmente additiva, tutte, questo vale per tutte le misure, deve essere anche finitamente additiva. Ma perché? È molto semplice. Non mi interessa qua farvi tutte le dimostrazioni dettagliate, vi dico solo l'idea. Io prendo e con n, diciamo e con h uguale a e con h se h è compreso tra 1 ed n, è uguale al vuoto se h è maggiore di n. Cioè posso sempre completare quest'unione mettendo tutti, facendola diventare un'unione numerabile, mettendo tutti insieme ai vuoti. Oh, qua gli e con h sono sempre elementi della sigma algebra, perché se, no, se usciamo dalla sigma algebra noi non sappiamo se diciamo se la funzione è definita, quindi abbiamo, fino a che siamo la sigma algebra sicuramente il valore della misura ce l'abbiamo. Allora che succede? Quando andiamo a fare la serie verrà la somma finita fino a n, e poi verranno tutto il resto, verranno le misure degli e con h, che però sono tutti quanti uguali al vuoto. La misura del vuoto fa 0, abbiamo visto prima, e quindi la somma della serie si riduce alla somma finita. Ok. Quindi, ovviamente, se una misura è numerabilmente additiva, è anche finitamente additiva, il viceversa non è vero. Quindi quella che noi chiamavamo misura di Peano-Jordan, che è finitamente additiva, non è numerabilmente additiva, quindi non è una misura nel senso della teoria moderna. Chiaro? Terza proprietà. Se E
è contenuto in, chiamiamolo G, e G della prima algebra, allora la misura di E è minore o uguale della misura di G. Questo è banale, perché chi è la misura di G? È uguale alla misura di E più la misura di G meno E. Che la misura è infinitamente additiva, quindi vale anche su 2, no? E G meno E è un'unione disgiunta. Allora, questo è quello che si dice quando si enuncia, quando si dice che una misura è una funzione crescente di insieme. Cresce d'insieme, la misura non decresce, quindi decrescente in senso debole. L'insieme aumenta. Ovviamente stiamo sempre parlando di insiemi della sigma algebra, solo quelli hanno la misura. E quindi questa è una proprietà altrettanto importante. Poi una quarta proprietà, è che se io ho una successione E con N, mi ricordo quando scrivo E con N, N appartiene ai numeri naturali, quindi per me parte sempre da 1. Tale che E con N è contenuto in E con N, allora questa qua innanzitutto sta insieme, sono tutti insiemi misurati. E con N è contenuto in E con N più 1 per ogni N, allora E, cioè l'unione per n che va da 1 a più infinito degli E con n, si può anche scrivere come il limite o il massimo limite degli E con n. Perché il limite? Perché gli E con n sono contenuti l'uno dentro l'altro. Quindi se io faccio l'unione per n che va da 1 a k degli E con n, chi viene? E con k viene l'uno. Ok? Allora questo qua ovviamente appartiene a sigma. E inoltre la misura di E, chi è? Esattamente il limite delle misure degli E con N, ma in realtà è l'estremo superiore, scrivo qua sotto che magari delle misure degli E con N, perché questa successione è una successione di E con N, com'è? È una successione non decrescente rispetto a n, perché gli insiemi si vanno ad allargare, quindi le misure vanno ad aumentare. Ok, allora anche questa proprietà è banale, perché allora E io lo posso scrivere come l'unione per n, diciamo, lo posso scrivere come E con 1 unito l'unione per n che va da 1 a infinito di e con n più 1 meno e con 1 e con n, scusate. Ok? Cioè, per capirci, qua c'è e con 1, qua c'è e con 2, qua c'è con 3 e poi vado ad allargarmi. Allora, se io lo faccio come unione degli E con N, gli E con N non è un'unione disgiunta, perché uno è contenuto dentro l'altro. Allora io faccio prima il primo, poi ci aggiungo quello che manca dal primo per arrivare al secondo, poi ci aggiungo il terzo meno il secondo, poi ci aggiungo il quarto meno il terzo e così via. Allora cosa posso dire? Quest'unione risulta essere disgiunta. È facile verificare che è disgiunta, no? Ogni volta il pezzo che aggiungo non ha intersezione con i precedenti. Quindi la misura di E
viene uguale alla misura di Egon 1 più la somma per n che va da 1 a infinito della misura di Egon n più 1 meno Egon n. Allora, ho saltato di dire una cosa. Innanzitutto questi insiemi appartengono tutti alla sigmaggiore. Io sapevo che Egon n appartengono alla sigmaggiore, quindi questa differenza appartiene alla sigmaggiore, questa appartiene alla sigmaggiore, questo numero numerabile appartiene alla sigmaggiore, faccio un numero con questa che appartiene ancora alla sigmaggiore. Per, usando la proprietà 2 e la proprietà 3. Ok? Quindi non ho problemi a fare la misura. Quando vado a fare la misura, siccome la misura dell'unione disgiunta è la somma della serie delle misure, vabbè, poi se ci aggiungo questo devo aggiungere anche la misura di questo, sempre l'unione disgiunta è. Quindi ottengo questa uguaglianza. Ma in realtà chi è la misura di Egon n più 1 meno Egon n? Da questa proprietà, se io ho un Egon n più 1 più grande, diciamo, se ho un'unione disgiunta di 2, no? Allora, Egon n più 1 è uguale a Egon n unito Egon n più 1 meno Egon n. Quindi, siccome questa unione è disgiunta, la misura di questo è chi uguale? La misura di questo più la misura di questo. Quindi la misura di questo è uguale alla misura di questo meno la misura di questo. Quindi qua posso aggiungere un passaggio, la misura di Egon 1 più la somma per n che va da 1 a infinito della misura di Egon n più 1 meno la misura di Egon n. Qua ci metto una bella parentesi qua. Ok? Fatemi guadagnare una riga. Scrivo qua. Continuo qua. Quindi, ma come si fa la somma di una serie? Questa è una serie a termini di segno non negativi. La somma di una serie, se vi ricordate, è il limite delle somme parziali. Quindi devo fare il limite su k di che cosa? Metto una bella parentesi. Misura di e con 1 più la somma per n che va da 1 a k della misura di e con n più 1 meno la misura di e con n. Ma chi è questo? Questo è il limite su k della misura di e con k. Perché? Pensate che k sia 1, per esempio. Ok? Allora, qua avete la misura di e con 1 più la misura di e con 2 meno e con 1. Fa la misura di e con 2. Anzi, questo è il limite su k, la misura di e con k più 1. Ma dammi un po'. Qua, al limite su k la misura di e con 2. Ok? Se ci metto k uguale a 2, qua cosa mi verrà? La misura di con 1 più la misura di con 2 meno la misura di con 1 più la misura di con 3 meno la misura di con 2. Cioè questa qua è una serie telescopica, se vi ricordate. Quindi quando vado a fare la somma fino a k, cosa mi rimane? La misura di con k più. Ok? E quindi, dopodiché, devo fare il limite. E la successione ce l'ha il limite? Certo, che è una successione monotona. Il limite o è finito o è più infinito. Noi la misura abbiamo ammesso che può fare più infinito, quindi sta a posto. Il teorema della regolarità della successione monotona sta a posto. Ah, poi io scrivo il limite su k, la misura con k più 1, il limite su k, la misura con k, la stessa cosa. Okay. Allora, come si enuncia questa proprietà? Ripeto, la dimostrazione mi interessa fino a un certo punto, mi interessa che la proprietà l'abbiate ben capita, afferrata. Si dice che la misura passa al limite
sulle successioni crescenti di insiemi. Quando io ho una successione crescente di insiemi, la misura passa al limite. Quindi gli insiemi sono misurabili, io ho una successione crescente, l'unione è misurabile, cioè sta nella sigma algebra, e la misura passa al limite. Quindi per fare la misura, questo risultato in realtà è alla base di tutte le volte che portate i limiti fuori, tutte no, ma praticamente quasi tutte, perché da questo deriva il teorema di Beppo Levi, poi il teorema di Fadun, il teorema della, diciamo, il teorema della convergenza nominale. Tutte le volte che voi portate i limiti dentro e fuori dagli integrali è dovuto a questa proprietà qua. Con le funzioni, per esempio, se avete una successione di funzioni crescenti integrabili, il limite si può portare da fuori a dentro l'integrale e non ci sa nulla. E si può fare con qualunque misura, non solo con la misura di Lebesgue. Perché? Perché vale questa proprietà qua. Ok? Oh, proprietà numero 5, fatemi cancellare un po' di avere un po' di spazio. Proprietà numero 5, se E con N è una successione di insiemi misurabili tali che E con N stavolta contenga E con N più 1 per ogni N appartenente a N, allora, adesso cosa vado a fare? Vado a prendere E uguale all'intersezione degli E con N. Secondo voi chi sarà la misura di E? Coinciderà con il limite della misura degli E con N. Stavolta la successione sta, come va? Scende. Allora, in realtà la risposta a questa domanda in generale è no. Ci vuole un'ipotesi aggiuntiva. Adesso la sottolineo bene. Misura di E con 1 minore di più infinito. Non è importante che sia E con 1, ci vuole uno degli elementi della successione che abbia misura finita. Allora, questo qua è un elemento misurabile e inoltre, allora, intersezione misurabile e la misura dell'intersezione è il limite delle misure. Cioè si dice che la misura passa al limite anche quando la successione scende, ma a patto che uno degli elementi della successione abbia misura φ finita. Ok? La dimostrazione si fa prendendo i complementari, cioè chi è l'intersezione? È il complementare dell'unione dei complementari. Però se il complementare li fate in x, vi trovate male, dovete fare un insieme che abbia sicuramente misura finita. Se la misura di x era già finita, la cosa va. La dimostrazione nel dettaglio non mi interessa, se volete la fate per esercizio, non è un esercizio difficile, ripeto, ricordate, l'intersezione è completare dell'unione dei complementari. È demonio, no? Mi interessa invece un esempio, che capiate bene, un esempio dove la cosa non funziona. Ovviamente non funziona se questa ipotesi non c'è. Può non funzionare. Prendete in R2, prendete in R2 E con N uguale 0
1 su n cartesiano meno infinito infinito, anzi meno infinito infinito cartesiano 0 su n, voglio orizzontale. Allora, che cos'è questa? È questa striscia qua, tolte le due semirette. Ora, ve lo preannuncio, esiste una misura che misura le aree degli insiemi di alcuni sottoinsiemi delle due. Tra questi sottoinsiemi certamente ci stanno le strisce. Questa è una striscia che ha una base che è illimitata e l'altezza che ha 1 su n, che è alta 1 su n. Secondo voi quanto è l'area di questa striscia? È infinita, perché l'altezza è 1 su n, ma la base è lunga e illimitata. Quindi l'area di e con n è uguale a più infinito per ogni n. Scrivo area per capire che non è una misura generale, è quella misura particolare, che poi dimostreremo che esiste. Ok? Sarebbe la misura di Lebesgue di due dimensioni. Adesso, quando vado a fare l'intersezione per n che va da 1 a più infinito di e con n, chi mi viene? Se faccio prendo 1, un mezzo, un terzo, prendo questa successione di strisce che diventano sempre più basta, diciamo la stessa diventa sempre più facile. Quando vado a fare l'intersezione di tutte quante, che mi rimane? No, zero, è un insieme. Insieme a vuoto, che non ci sta niente, vedete, questo è aperto. Ma anche se fosse chiuso, mi rimarrebbe solo l'asse delle ascisse. L'insieme a vuoto ovviamente ha misura nulla. Allora voi avete che queste misure fanno tutte più infinito, l'intersezione a misura nulla è decrescente e non vale più il limite, perché il limite infinito fa infinito, non fa zero, è chiaro? Questo è praticamente l'unico caso in cui la cosa può non funzionare, cioè devono fare tutte le misure, devono fare infinito e invece l'intersezione deve avere una misura finita, non è né detto che sia zero, ma capito? Se per esempio io oltre alle strisce aggiungevo a tutti le con n un cerchio qua di raggio r, allora quando andavo a fare l'intersezione che mi rimaneva? L'intersezione delle strisce faceva il vuoto, questo ci stava in tutti, faceva rimaneva il cerchio e quindi l'intersezione poteva venire di misura, che ne so, 2π greco r. Scusate, π greco r qua, stiamo parlando di r. Quindi non è detto che qua al limite debba venire l'insieme vuoto e però potrebbe essere che tutte sono più infinito, mentre invece l'intersezione possa avere misura finita. Se invece basta che uno degli insiemi abbia misura finita, e la cosa non, diciamo, non può non funzionare, perché basta passare ai complementari rispetto ai con 1 e applicare la proprietà 4 e si ottiene la proprietà 5. Cioè, nel momento in cui anche uno solo degli insiemi della successione decrescente c'è la misura finita, allora tu passi al limite, la misura dell'intersezione è uguale al limite della misura. Va bene? Oh, queste sono le proprietà, vabbè, modulo qualcosa mi sarò dimenticato, le proprietà elementari della misura. Qualunque misura. La misura è numerabilmente additiva. La misura del vuoto vale 0. È una funzione crescente di insieme. Passa al limite sulle successioni che crescono. Passa al limite sulle successioni che decrescono a patto che uno degli elementi della misura sia finito. Basta. Altre proprietà vengono dalla particolare misura. Ok? Quindi questo è il quadro generale. Adesso che cosa vogliamo fare? Prima facciamo 5 minuti di pausa, ma dopo la pausa vogliamo andare a vedere che ci si fa con le misure. Allora, stavolta lo dico in favore di telecamera, prima
perché tanto ormai la ditta esiste ancora. Esiste una azienda di prodotti di elettrici che si chiama Misura. Come? Che si chiama Misura. Ci sono, esiste. Non voglio fare pubblicità, però è un fatto, un dato di fatto, che una trentina di anni fa, quando io studiavo matematica, questi usavano la pubblicità come slogan pubblicitario, che la frase che dire integrale è come dire misura, che matematicamente è profondamente vero, perché con la misura ci fai gli integrali e se c'è l'integrale ci deve stare la misura sola. Quindi mi sono sempre chiesto se questo slogan gliel'aveva inventato, cioè se questo pubblicitario che aveva inventato questo slogan avesse avuto un trascorso che aveva studiato matematica, però non ho mai saputo in verità.